La mia trucciola. Contessa, guardi un po', sono in onda. Buonasera a tutti. Ma vedo una sorpresa oggi, contessa. Ma chi ha portato? Un aristogatto. Un aristocratico. Giusto, come si chiama? Si chiama Trucciola. Come? Trucciola. Ciao Trucciola, ciao. Ah, la gatta della... Ma come ha avuto questa gatta lì? Allora, maestro, lei deve sapere che io ricevo molti regali da miei amati. Sì. E questo è un regalo del mio ciambellano. Il ciambellano le ha portato questa meravigliosa gattina. Questa meravigliosa è un amore. È un amore. Però per Stifala come la mia nipote. Ecco. Per Stifala. Quasi una gertrucciola. Una gertrucciola. Che poi con questo vecchio. Sì. Assomiglia molto la mia nipotina con questi occhi nuovi. Sì. Facciamola vedere. Ecco, questa, come vedete, ecco, ha un po' le orecchie che sembrano il fiocco di Gertrude. Esatto. Questa mia gattina è molto buona, mi sono aiutato a finire. Io a questo punto le devo fare una dedica, io posso far apparire un pianoforte. Davvero? Sì, posso fare. Lei non conosce, miracoli! Lei non conosce le mie doti magiche. Allora, voglio scoprire le sue doti. Vogliamo provare? Certo. Allora guardi. Ha visto? Ha visto contesto? La parte di quello che allora guardi, le dedico proprio alla sua gatta, la gatta. La ringrazio. Ma facciamo, lei mi stupisce. Facciamo sparire il pianoforte adesso. Guardi. Ma lei è questo giochi magico. Ma lei è la lunga. Allora, senti, cosa andate a mangiare a questa amicetta? E mangio l'arista. Anche lei. Mangio l'arista. È un aristogatto. Senti, non le ho mai fatto questa domanda. Ma scusi, maestro. Sì. Ma lei non mi dice neanche oggi della mia consuatura? Ma guardi, io ci sarei arrivato, lei adesso mi ha bruciato sul tempo, è meravigliosa. Questi sono i fiori del mio giardino. Ah, i fiori del suo giardino? Il mio giardino, ce lo avete tanti? E sempre... Ce l'ha messi gelsomina, suppongo. Gelsomina, sì. Complimenti. Ma gli annaffia ogni tanto? Certo, ogni tanto sì, perché se no non si mantengono. Certo. Con la scusa si fa anche lo shampoo. Lo shampoo. No, ma te, quindi si vedono bene. Si vedono. Vedi Trucciola. Trucciola oggi è così emozionata. Devo dire, è buona. Sì, molto buona. Senta, non le ho mai domandato questo. Lei, non so, durante il suo tempo libero, molto probabilmente leggerà. Ha degli autori preferiti che legge spesso? Certo. Ma che domanda mi fa? Certo che leggo. Un'aristocratica come me? Certo. Lo legge? Tipo che... Allora, leggo Aristotele. Aristotele. Aristodemo. Aristarco. Tutti con Aristas, tutti. Certo. mi sembra con l'Aristas, giustamente. È tutto un filo conduttore. Mentre mangia l'Aristas legge Aristotele, Aristodemo, Aristarco, con l'Aristogatta. Ecco, grazie. Senta, aspetti, stanno bussando. Avanti! Ma è questa, cioè, è libera di girare sempre ad Agira. Io non la posso.
questa ragazzina, veramente, no. Non ne posso più, non ne posso più. È così pestifera che questa? No, ma non cioè, ma lei, cioè, vive nel castello e poi scappa dal castello e viene qua. Io però mi domando sempre come fate a capirvi, contessa, perché io non ma ormai non mai è una questione di abitudine. Non sono di abitudine. Sa che è venuta a trovarci l'altra sua nipote. Sì, sono tutto. Ormai è diventata ospite fisso anche lei, sì, eh? Sì. Mi prende un fiore. Bellissima questa situazione. Senta, contessa, ha programmi per l'estate, perché adesso ora passeremo a quella fase dove si può girare liberamente, si può cambiare anche regione, finalmente basta con l'autocertificazione, basta con tutte le dovute cautele che ci vogliono sempre, però quelle che ci sono state fino ad adesso. Quindi lei ha programmato qualcosa per il mare? Certo, a parte che io non ho seguito niente di questo, ho fatto sempre molto più. Ma si può vivere. Perché io oramai ho 94 anni, faccio tutto quello che voglio. Giustamente. Poi non sento più regole, perché le regole le ho dato io. Bravi, il castello le ho dato io. Brava. E poi siamo in un altro mondo. Il feudalesimo. Feudalesimo. Ecco, benissimo. Quindi sì, vado, io ho uno yacht. Ah, un yacht, cioè, dove lo tiene? A Caracalè. Ah, Caracalè, a Portercole, l'Argentaria. Cala tutto. Quindi andrà nel suo yacht, farà delle uscite in mare aperto. Ma si porta anche ad Algisa? Tanto mi verranno a trovare quelle due Baldracche, lo chiamano così, Baldracche come lo chiamate sempre, quell'altra è pestifera, il fatto non si capisce un cavolo, non capisce niente. La posso tenere? Ma certo, la tengo più. Senta, come vanno le sue avventure? Le sue avventure al castello con Ciambellano, con DJ. Bene, ma sempre perché sua nipote ci racconta ogni tanto qualche soffiata, dice che c'è un traffico di notte, gente che sale, che scende le scale, che insomma... Io quella ragazzina la devo pulire, la devo pulire, quella fa una spiona, da sotto le scale mi spia tutti i miei avanti e dietro, questi personaggi che trafficano nel castello. Perché lei tra l'altro dice che sta sotto il castello, Sì, c'è una stanza tutta su. Allora abbiamo messo per forza perché dentro il castello non si legge più. Ma anche in collegio non ci sta più. Ma ogni tanto va, ogni tanto viene, ogni tanto ho qualche permesso e poi scappa. E poi scappa. Non c'è niente da fare, scappa questa pestina. Non se ne può più veramente. Senta, invece... contessa, lei fuma troppo però. Ma io sotto la mia pipa non ci posso stare, la mia pipa. Ho capito, ma è un tabacco... Il tabacco duro, non lo so. Duro come me. Io sono una pietra, una roccia. Benissimo. Benissimo. Allora, senta, noi stiamo quasi per salutarci. Le devo fare i complimenti per questa aristocratica, ma la porterà altre volte sul set. No, certo, a meno che non me la ruba quella pestifera. No, non gliela lasci per carità. Non gliela lasci, la consegno. Mi viene sempre a svegliare questa. Mi grazie a tutti. Grazie. La sua biancheria intima. Vabbè, ho capito. E va bene, poi ci racconterà la prossima volta altre storie. Allora, le auguro di fare un bel giro nel suo yacht, suppongo già dal 3 giugno. Grazie, mi hai invitato anche lei. Quando vieni a fare una passeggiata? Del resto siamo tutti sulla stessa barca. Bellissimo. Barca, la mia è una barca. E finché la barca va. Lascialo andare. Benissimo. Buona serata. Arrivederci.